tutta la città si è stretta questa mattina intorno al feretro di Monsignor Giovanni Marra, guida e pastore dell'arcidiocesi per un decennio, forte il legame con Messina, la volontà di essere sepolto nella città dello Stretto. Incidente stradale al bivio tra la strada statale 114 e la strada per Mili, tre gli adolescenti rimasti feriti nello scontro tra due scooter, i tre giovani sono ricoverati al policlinico in prognosi riservata. I sindacati chiedono coerenza all'amministrazione comunale sulla vertenza ATM, è necessario tutelare utenti e lavoratori, impossibile bloccare il tram, la denuncia del segretario della UIL Trasporti. Macchine organizzative e moto per le manifestazioni dell'agosto messinese, varato il piano di sicurezza e pubblica incolumità, con particolare attenzione alla processione della Vara. La decisione del patron sciotto suscita la rabbia dei tifosi giallorossi che non dimenticano e bocciano l'ipotesi cozza, torna in ballo il nome di Peppe Raffaele.